in un tempo di memoria labile, mi permetto di ricordare che con questa Costituzione il Paese in 20 anni è diventato il 5º Paese più avanzato al mondo, a dimostrazione che questa Costituzione non c'entra nulla se il Paese va avanti o se il Paese economicamente va indietro. E infine, l'ultima parte la voglio dedicare a un tema sul quale dobbiamo prestare la massima attenzione. Noi ci siamo mobilitati e lo faremo in difesa della libertà della cultura, della libertà e del pluralismo della informazione. Nessun bavaglio rispetto della dimensione privata, ma nessun ostacolo alle indagini. Ascoltiamo, se non quello che abbiamo da dire noi, la voce di Saviano, la voce di tanti procuratori e giudici, la voce delle forze dell'ordine. C'è effettivamente una cappa di passività, di conformismo, ma io voglio dire con la stessa determinazione che la CGIL è convinta di dire cose giuste, non piegherà la schiena. Sembra così! E se ogni tanto ci accusano di dire di no, ammesso che anche la libertà di dire di no è una scelta di libertà, perché se puoi dire solo sì non è una scelta altrettanto libera, mi permetto però di aggiungere che noi, quando diciamo un no, come su questa manovra, diciamo anche un sì a quello che bisognerebbe fare. Non siamo quelli del pregiudizio ostativo, ma quelli che vogliono cambiare e vogliono le riforme. Deve essere chiaro per questo che sulla manovra e sul resto ci sono in campo due opinioni, non una. Non c'è la scelta del governo e il no alla scelta del governo. C'è la scelta del governo e quello che diciamo ad esempio noi, che è molto simile a quello che dicono tanti sindaci, tante regioni, tante associazioni professionali, tanti lavoratori, tante parti della nostra società. E se proprio dobbiamo dire dei sì come io penso, ho un elenco di sì di cui andrei fiero se la manovra li volesse contemplare. Sì, più rigore, più serietà, più responsabilità, più unità del Paese, più occupazione per i giovani, più investimenti, più giustizia fiscale, più rispetto per la dignità degli anziani e per i diritti dei migranti, più dignità per il lavoro pubblico e più dignità per il lavoro privato. Per questo, per cambiare questa manovra, per dire con chiarezza che un altro disegno è possibile di risanamento del Paese e di costruzione del futuro del Paese, noi chiameremo ancora una volta allo sciopero le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori. Vedete, a me ha molto colpito, come a voi, come a tanti, questa chiusura degli istituti di ricerca e questa chiusura di tanti enti culturali dove è passata la memoria e la storia del nostro Paese, che è memoria e storia di generazioni, di nostri padri e di nostri nonni. Bene. Se tu tagli la memoria, se tu riduci o tagli
la possibilità e la libertà della ricerca, noi neghiamo due valori fondamentali. Quello che siamo diventati e grazie a chi, e quello che dobbiamo diventare per cambiare in meglio il nostro paese e soprattutto per continuare ad avere assieme e ognuno per sé la libertà di poterlo fare. Per questo, questa nostra manifestazione, come tutte le altre, è una scommessa forte, convinta, fiduciosa sul futuro dei nostri giovani e sul futuro dell'Italia. Viva la CGIL!